Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Allora, io di WWF Case Mobili vi ho già parlato, abbiamo già intervistato Rossella, che è una delle boss di WWF Case. Quella che vedete qui alle mie spalle è una delle tre novità che oggi andiamo a scoprire, grazie a Rossella, da poter mettere, installare all'interno dei vostri glamping, campeggi, comunque della vostra struttura recettizia. State lì, giriamo la telecamera. Questa è la prima novità, che è molto simpatica nella forma. Questa in realtà tu la puoi spedire senza, mi stavi dicendo? Sì, qui non sono moduli assemblati tra di loro, è un unico modulo, sì? Dove ho già il patio sul modulo. Ah, ecco, perché è già esterno il patio. Andiamo a scoprirla all'interno. Allora, entriamo, Rossella. Questa. Prego. Questo è l'interno. Quanti posti è questa? Sono 4 posti, sono 2 camere da letto. Come si chiama lei? Ha un nome? Sì, questa si chiama Compact, è la linea Compact. C'è la sua cameretta per i pupetti, qua per i letti singoli, e poi invece c'è quella per la camera matrimoniale. Con un bagno molto comodo, una bella doccia grande. E con un bagno, ah sì, si vede molto molto generosa negli spazi. E il bagno, in questi termini, con il suo lavello, il lavello. E di qua invece c'è la cucina. Ah, e qui invece c'è una parte, un disimpegno, ah sì, con un salottino. E poi la parte bella è il patio qua. Esattamente. Perché di fatto è questo. Allora, entriamo, saliamo le gradini. Dunque, il piano terra, perché sappiamo che questa ha un terrazzino. Il piano terra c'è all'ingresso, vedete, la camera per i bambini o per gli ospiti. Poi il suo bagno con la doccia in fondo matrimoniale. La cucina e poi la camera da letto. Ovviamente il tutto è contornato da un living con un divano, tutti gli effetti. E questo è il piano terra. Poi invece, salendo, usciamo nel patio, saliamo dalla scala di qua. Sì, e avremo il terrazzino. E andiamo al terrazzino. Saliamo perché sopra la casa mobile si sviluppa, e questo è veramente eccezionale, direi che è più unico che raro, il terrazzo. Una sciccheria. Perché uno qua può mangiare, può prendersi il sole. Sì. Quanto è il peso che può reggere? Paradossalmente anche potrebbe reggere una, come dire. Qui c'è il telaio. Quindi io posso anche mettere una piscina gonfiabile. Esatto, sì. Ah, perfetto. E poi c'è questo manto di erba sintetica, che invece è quello che non patisce le intemperie del fumo. Perfetto. È sempre verde. E lei si chiama? Lei si chiama Iron. Iron, ok. L'ultima novità, questa l'ha disegnata Roberto, sì, suo fratello, sì, vero? Sì. Ed è quella più tecnologica. Sì. Perché è tutta domotica, mi dicevi? Completamente domotica. Quindi adesso che entriamo, che succede? Benvenuti, mi chiamo Futura. Sono la nuova casa mobile domotizzata di WWF. Con il sistema integrato di Echo Alexa potrete controllare con la vostra voce tutti i dispositivi presenti nella casa. Mi chiamo Futura, sono la nuova casa mobile domotizzata di WWF. Con il sistema integrato di Echo Alexa potrete controllare con la vostra voce tutti i dispositivi presenti nella casa. Alexa Sole. Ok.
rilassarvi con una luce soffusa accompagnati da una buona musica relax. Di sera potrete godervi il fascino delle luci notturne per un piacevole riposo. In una casa mobile WPF. Allora, quella che avete visto è Futura. Lei ha una parte qui esterna alla tettoia, che vedete qui, che in realtà può ripiegarsi quando date il comando, per esempio, Alexa, voglio prendere il sole. Dico bene, esatto. Rossella? Sì, sì. Poi ci sono una serie di altre funzionalità che Rossella mi ha detto, perché Alexa si interfaccia con tutta una serie di servizi. L'accensione della cappa in cucina, le luci notturne, sì, soffuse. Sì, Alexa è completa di tutto, sì. Senti, questa, ricordiamolo, è una struttura che va posizionata all'interno di strutture ricettizie, quindi è una casa mobile all'interno di strutture ricettizie, quindi non per privati che vogliono acquistare il prodotto, immagino. Allora, i privati possono acquistare un prodotto simile, cambierebbero le dimensioni. Ok, quindi solo le dimensioni. Perfetto. Abbiamo adesso da vedere invece due prodotti finali, che sono quelli consolidati, che sono i bar da utilizzare e i servizi igienici. Infine, quello che vedete adesso qua davanti è il bar. Questa struttura che voi vedete si apre, si ribalta e diventa la tettoia qua sopra, per intenderci. Si apre e va direttamente sul bancone del bar. Ora noi entriamo, posteriormente Rossella ci ha aperto la struttura. Ed eccolo qua, entriamo dentro al bar, visto dall'interno, vedete che ha tutti i servizi, bancone frigo, bancone per la lavorazione, per servire, e questa parte che voi vedete si apre, vedete che ci sono i pistoncini. Infine, da questa parte, sulla destra, trovate il bagno con il locale toilette. Ok Rossella, questa che noi vediamo è in realtà la sauna, che può essere posizionata all'interno della piazzola del campeggio del glamping. È una spa completa. Abbiamo all'interno sauna, bagno turco, doccia emozionale, vasco idromassaggio e poi la stanza per i massaggi. Queste strutture ovviamente sono destinate solo, come abbiamo detto, al glamping, al campeggio. Certo. E, cosa fondamentale, si possono, me lo chiedono in molti, acquistare sia di proprietà oppure con il leasing a lungo termine? Sì, certo. Ok. Vengono spedite con dei moduli e quindi poi vengono assemblate sul luogo? No, questo riesco a spedirlo con un modulo unico, è 4,10x8,50, sono 35 metri quadrati. Anche oggi siamo arrivati alla fine della puntata. Ho voluto portarvi proprio all'interno di WPF Case Mobili e scoprire i loro prodotti e quello che sono le novità dell'anno 2021. Nella realtà però, già dallo scorso autunno, WPF Case Mobili ha attivato una campagna Vieni da noi. Si tratta di un invito fatto sia ai clienti che alle persone che sono interessate al prodotto Case Mobili di WPF per toccarlo con mano proprio nella sede di San Vito nei Normanni. Questo invito lo trovate nella homepage di comefareuncamping.it. Per questa puntata è tutto. Direi che a questo punto non mi rimane che ricordarvi il nostro appuntamento settimanale con la newsletter e ci vediamo alla prossima puntata.